Salve a tutti, oggi vi faccio vedere come fare questo punto. È un punto molto facile da fare, lo potete usare per molte cose. Spero che troverete questo video utile, che lo proverete. Per questo punto che vi sto per fare vedere, sto per usare questa lana. Questa lana io l'ho presa da Knit Crate. Knit Crate, subscribi, non so se si dice subscribi, ogni mese hanno sempre della lana differente. Tu fai la tua, ti subscribi ogni mese e ti manderanno due come questi di lana e una schema. Questa è di maglia, usa una maglia per la maglia, e questa all'uncinetto. Li trovi sempre quando te la mandano, ti mandano questi due schemi, non questi due, dipende, non sempre questi, sono sempre differenti, dipende da quel mese. Costano soltanto questi due e questi schemi 24,99 dollari. Tu subscribi ogni mese e ogni mese vedrai cosa riceverai. Sotto questo video, nella descrizione, troverai un link dove puoi cliccare e trovi tutti i dettagli dove li puoi trovare. Questi sono quei due che vi avevo fatto vedere prima. Una l'ho cominciata con questo colore e l'altra con questo colore. Siccome sono colori differenti, se finisco con questo colore, poi continuo con questo colore. Per questo li ho fatto così. Dovete cominciare questo punto con fare le magliette, magliette, fare catenette, sorry. Catenette, catenette, sempre fate multiplo di 8. Allora, per cominciare, catenette multiplo di 8. Adesso faccio un'altra catenetta. Vado alla prima catenetta, faccio una maglia bassa. 2 catenette, 1, 2. Adesso salto 3 catenette, 1, 2, 3. Vado alla quarta e faccio una maglia alta, 1, 2, 3, al quarta, ma la lana la faccio due volte sull'uncinetto, un punto alto, credo che si dice punto alto. Prima faccio fuori due, altre due catenette e faccio un altro punto alto, ma faccio doppio punto alto perché la lana devo farla due volte sull'uncinetto, metterla due volte. Faccio la seconda, altre due catenette e faccio lo stesso, due volte sull'uncinetto la lana e faccio la maglia alta, punto alto, così, altre due catenette, salto 3 catenette, 1, 2, 3. Alla quarta faccio una maglia bassa. Altre 2 catenette. Salto altre 3 catenette, 1, 2, 3. Alla quarta faccio il punto alto, ma con due volte la lana, due volte sull'uncinetto, non una volta, una, due. Prima faccio 2 catenette. Scusate. 1, 2. E nello stesso punto, posto dove ho fatto l'altra, faccio un altro punto alto, 2 catenette, due volte la lana sull'uncinetto e faccio la terza nello stesso posto. 2 catenette, 1, 2, salto 3, 1, 2, 3, vado alla quarta e faccio una maglia bassa.
altre 2 catenette, salto 3, 1, 2, 3, vado alla quarta e faccio altre 3 punti alti, ma la lana lo faccio 2 volte sull'uncinetto, 2 catenette che li separano. Adesso vi dico cosa si dice questo, perché non lo so. So che voi dite punto alto, ma farla 2 volte sull'uncinetto, devo vedere come si dice. Questa è la terza. E continuate il punto così, fate così. Adesso sono arrivata alla fine, vi faccio vedere come finite. 2 catenette, andate qui all'ultima catenetta, fate una maglia bassa. E questa è la prima riga. E questo punto qui che vi ho fatto vedere si dice maglia altissima. Maglia altissima. Adesso cominciamo con il prossimo punto. Facciamo una catenella. Andiamo qui e facciamo una maglia bassa. 3 catenette, 1, 2 e 3. Andiamo qui e facciamo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Andiamo qui e facciamo una maglia bassa. Altre 3 catenelle. Andiamo qui e facciamo una maglia bassa. Andiamo qui e facciamo un'altra maglia bassa. Qui dobbiamo fare una maglia bassa qui e una maglia bassa qui, senza catenette di mezzo. 3 catenelle. Andiamo alla prossima, una maglia bassa. Adesso siamo qui al centro, allora facciamo 5 catenelle. 2, 3, 4 e 5. Andiamo qui e facciamo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2 e 3. Andiamo qui e una maglia bassa. Arriviamo qui, in mezzo, allora facciamo un'altra maglia bassa qui. 3 catenelle, 1, 2 e 3. Andiamo qui, maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Andiamo qui e facciamo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2 e 3. Arriviamo qui e facciamo una maglia bassa. Andiamo qui e alla fine facciamo un'altra maglia bassa. E questa è la seconda riga pronta. Cominciamo la prossima riga con 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Andiamo qui dove abbiamo fatto le 5 catenelle qui. E facciamo 8 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Questi due li saltiamo, 1 e 2. Andiamo alla prossime 5 catenelle. Facciamo altri 8 maglie alte. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Saltiamo questi due, andiamo alle prossime 5, facciamo altre 8 maglie alte. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E finiamo la riga con una maglia altissima. Andiamo qui e facciamo una maglia altissima. E questa è l'altra riga pronta. Cominciamo questa riga con 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
Saltiamo due maglie alte qui, andiamo alla terza e facciamo una maglia bassa, 3 catenelle, saltiamo altre due, andiamo alla terza, facciamo un'altra maglia bassa, 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, andiamo alla prossima, saltiamo 2, 1, 2, alla terza facciamo una maglia bassa, 3 catenelle, saltiamo altre 2, 1, 2, alla terza facciamo un'altra maglia bassa, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, saltiamo 1, 2, alla terza facciamo una maglia bassa, 3 catenelle, saltiamo 1, 2, alla terza un'altra maglia bassa. Adesso finiamo la riga con 3 catenelle, 1, 2, 3, facciamo una maglia altissima e la facciamo qui, nella prima catenella di prima, la facciamo lì. E questa è la riga pronta, l'altra riga. Cominciamo questa riga con 3 catenelle, andiamo qui e facciamo una maglia alta. Una catenella, un'altra maglia alta, una catenella e facciamo un'altra maglia alta. E no, in tutto 3 maglie alte con una catenetta che li separa. Una catenella, arriviamo qui dove abbiamo queste catenelle, facciamo una maglia bassa. Un'altra catenella e facciamo di nuovo 3 maglie alte con una catenella che li separa. 2 e 3. 3 catenelle, 1, 2, 3. Ecco qui siamo di mezzo, facciamo altri 3 come questi nello stesso posto. 1 catenella, 2 catenella e 3. Un'altra catenella, andiamo qui di mezzo, facciamo una maglia bassa. Un'altra catenella, facciamo lo stesso, 3 con una catenella che li separa, 1 2 e 3, 3 catenelle, 1, 2, 3 e altre 3 maglie alte con una catenella che li separa, 1, 2 e 3, una catenella, andiamo qui e facciamo una maglia bassa, una catenella e finiamo con altre 3 maglie alte con una catenella, 1, 2 e 3, un'altra catenella, finiamo con una maglia altissima e questa è l'altra riga che è pronta. Cominciamo questa riga con una catenetta, andiamo qui alla prima, facciamo una maglia bassa, 7 catenette, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Andiamo qui dove abbiamo fatto le catenette, facciamo una maglia bassa. Altre 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Andiamo alla prossima, facciamo un'altra maglia bassa. Altre 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Arriviamo qui all'ultima qui e facciamo una maglia bassa e la riga così è pronta. Le righe che dovete fare. Adesso vi faccio vedere la prossima riga, poi cominciamo con questa adesso di nuovo, continuiamo con le altre righe. Cominciamo la prossima riga, una catenetta, andiamo qui, facciamo una maglia bassa, 2 catenette, 1, 2, andiamo alla quarta catenetta, 1, 2, 3, 4, facciamo una maglia altissima, come la prima riga che abbiamo fatto, 2 catenette, un'altra maglia altissima nello stesso posto, altre 2 catenette e facciamo un'altra 3 in tutto con 2 catenette che li separano, 2 catenette, 1, 2,
Andiamo qui e facciamo una maglia bassa. Altre 2 catenette. Di nuovo nella quarta, 1, 2, 3, 4. E facciamo una maglia altissima. Altre 2 catenette. Facciamo un'altra maglia altissima. Altre 2 e facciamo un'altra maglia altissima. 2 catenette, andiamo qui alla prossima, qui facciamo una maglia bassa, altre 2 catenette, andiamo alla quarta e facciamo altre 3, 2 catenette, la seconda, altre 2 catenette, la terza. E finiamo con 2 catenette e andiamo all'ultimo, facciamo una maglia bassa. E questa è questa riga qui. Poi continuate il punto con la seconda riga, la terza, quello stessi che avete fatto qui. Continuate tutta la riga così. E questo è il punto finito. Come avete visto, non era difficile da fare. Quello che dovete fare è sempre ripetere queste righe qui. Cominci un'altra, non è difficile da fare. Se questa lana vi piace, quello che potete fare è scrivere a KnitCrate, è una sottoscrizione mensile al mese. Troverete tutti i dettagli sotto questo video nella descrizione. Cliccate sul link e vedete tutte le offerte che hanno. Avrete due così lane e due schemi, una di maglia e una di uncinetto. È tutto a 24,99 dollari. Cliccate sulla link e vedete altre offerte che hanno. Spero che abbiate trovato questo video utile e che lo proverete. Iscrivetevi al mio canale, così quando faccio altri video voi sapete dei video che faccio. Ciao per adesso.